del vostro volo, che col passare del tempo diventerà leggendario. Centinaia di milioni di uomini in tutte le lingue del mondo. Io naturalmente ho degli oggetti che sono modelli, però anche fotografie, manifesti, dipinti, documenti, riviste, libri. Però mi considero soprattutto un collezionista di storie e un conservatore di storie e di memoria. Conservare soprattutto storie. È questa l'essenza del collezionismo? L'oggetto è testimone di un'epoca, su cui però non esprime mai giudizi. La collezione invita al pensiero e il collezionista spassionatamente ci guida. Il viaggio, qualunque esso sia, scriveva Proust, non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Lucio Zanon e gli aerei. Nel mio caso la scintilla è stata un volo. Io all'epoca abitavo in Inghilterra, vicino a Cambridge, dove c'è un straordinario museo dell'aviazione ad Oxford. E lì sono andato a visitarlo e ho visto che si facevano dei voli. Dicevano venite a volare. Uno di questi voli era su un biplano degli anni 30, un Tiger Moth. E io ho detto va bene, mi piace, ci voglio provare. Quindi mi hanno messo tutto il mio giubbotto, il mio casco, gli occhialoni, siamo partiti, era un biplano biposto, io stavo davanti, il pilota stava dietro e siamo decollati in una bella mattina di una primavera inglese da questo campo di erba, perché quegli aerei decollavano, atterravano su erba e piano piano, siamo decollati e siamo saliti nel cielo. Bellissimo perché fanno i 90 all'ora quegli aerei lì, ma stanno in aria. Tu sei lì, fai le tue virate, poi lui con la radio mi ha detto stai bene, sei contento, sei tranquillo, vabbè prova a prenderlo in mano, quindi io con lui credo che dietro teneva comunque saldamente la barra, ho preso la cloche in mano e ho fatto un paio di virate. Quella è stata forse un po' la scintilla, nel senso che poi tornando giù sono rimasto conquistato e da lì insomma è stato tutto un crescendo di passione per questo tipo di collezionismo storico. Io ho cominciato a collezionare diciamo una ventina di anni fa veramente, passando appunto dalla fase in cui facevo i modelli alla fase in cui approfondivo le storie, e negli ultimi 20 anni ho raccolto un po' quello che trovavo, attraversando dapprima una fase un po' onnivora in cui volevo tutto e quindi cercavo di possedere tutto. Adesso spero di avere accettato il fatto che non è possibile completare nessuna collezione nella vita, ma si può sempre continuare a collezionare, quindi spero di essere passato in una fase più qualitativa e più trasversale, dove in realtà l'unica bussola è il mio senso estetico, il mio cuore, quello che mi chiama, quello che mi piace. Questo è il primo pezzo della collezione, è un Piaggio P108 che ho trovato a un'asta e appena l'ho visto mi ha subito colpito, è un calamaio in realtà, dedicato al capitano Bruno Mussolini e alla sua squadriglia. In effetti, come diremo, Bruno Mussolini su quest'aereo poi ha perso la vita. Perché gli anni 20, 30, 40? Risposta abbastanza semplice. Primo perché il focus della mia collezione è l'Italia. E l'aeronautica italiana in quegli anni era, per quanto oggi possa sembrare una cosa quasi inverosimile, era tra le prime industrie aeronautiche del mondo. Poi perché in quello spazio relativamente breve, quindi di 25-30 anni, l'evoluzione tecnologica dell'aeronautica in Italia e anche in tutto il mondo ha avuto un'accelerazione veramente fortissima. Beh, basti pensare che nella prima guerra mondiale i biplani, i primi biplani, che
sono arrivati fino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata finita con i primi aerei a reazione, i primi jet, quindi l'evoluzione è stata in termini di progettazione di materiali assolutamente fantastica. Purtroppo, come capita spesso, la guerra aguzza l'ingegno dei progettisti e dei disegnatori e delle industrie, perché bisogna produrre macchine sempre più veloci e sempre più performanti. Io dico che in 100 anni l'aviazione è riuscita a fare quello che per la Marina sono stati necessari millenni, ed è arrivata addirittura allo spazio, che quasi sta cancellando l'aviazione eroica. Sì, l'aviazione di cui noi parliamo, di quei modelli, è l'aviazione delle conquiste dell'aria, di un enorme progresso rapidissimo. Diciamo è stata vissuta dai popoli, perché l'aviazione era molto popolare, ma l'aviazione stranamente bellica, cioè rappresentata e finanziata dalle aeronautiche militari. Questo è un modellino che veniva fatto all'epoca. Per quale motivo? Perché venivano costruiti? Dunque, questi modelli venivano costruiti solitamente, modelli di questa fattura, quindi di questa qualità molto elevata, venivano costruiti dalle case e venivano portati alle fiere, cioè dove il modello, dove l'aereo vero veniva presentato, c'era magari lo stand con il prototipo. La storia, il mito, al quale però non so se dare peso, dice che questo aereo qui in particolare fosse sulla scrivania di un gerarca fascista, ma non sappiamo, è anche possibile, perché erano dei bei pezzi di arredamento, di ornamento. Quindi, assolutamente. Quindi, questo invece è un aereo tristemente famoso, perché avrebbe dovuto essere la grande risposta italiana ai bombardieri americani, che erano, come noto, molto potenti, molto grandi, con una grandissima autonomia, e quindi l'industria italiana venne messa sotto stress per produrre qualcosa che fosse, come dire, competitivo. E nacque il Piaggio P-108, che era un aereo molto moderno per il periodo, siamo alla fine degli anni 30, con però delle soluzioni costruttive e anche di comando molto sofisticate, che l'industria italiana non era in grado in realtà di far funzionare. Quindi l'aereo ebbe una vita travagliatissima e il suo destino fu segnato dall'incidente con il quale ai comandi del Piaggio P-108 perse la vita il figlio del Duce, Bruno Mussolini. È una storia banale, come sono spesso banali gli incidenti. Bruno decollò, questo era un aereo molto imponente, molto lento a mettersi in moto, molto pesante. Lui lo portò in aria e mentre volavano verso Pontedera, verso il mare, il motorista gli segnalò una avaria a uno strumento. Girarono, tornarono indietro a circa 200 metri dal campo. Quando erano ormai in quello che si chiama finale di atterraggio, Bruno ritenne di essere corto rispetto alla pista, cioè di essere troppo basso rispetto alla pista. Riattaccò i motori per dare gas e per riprendere quota, i motori non ripresero, tentò una seconda volta, i motori non ripresero, nel frattempo l'aereo era sceso troppo, lui staccò i contatti per evitare che l'aereo prendesse fuoco e l'aereo poi spanciò pesantemente sul terreno, purtroppo urtando con un'ala una cascina, l'ala si ribaltò sull'abitacolo e questa fu, ahimè, la fine di Bruno. È una storia breve, però molto intensa, nel senso che Bruno morì a 23 anni, praticamente un ragazzino. Questo è un aereo che era molto promettente e poi in realtà non mantenne tutte le promesse, e questa cosa è una storia molto ricorrente nell'aeronautica italiana di quegli anni, cioè aerei che sulla carta o all'inizio erano straordinariamente promettenti e poi alla prova del campo si rivelano invece di difficile pilotaggio o non performanti. Questo addirittura venne
soprannominato dai piloti che lo pilotavano, quindi dai nostri piloti, il fabbricante di vedove. Era un aereo abbastanza avanzato per quegli anni, a costruzione metallica, molto pesante e relativamente potente. Quando poi fu appesantito ulteriormente con mitragliatrici, bombe, eccetera, perché la teoria degli aerei d'assalto come questo era che dovessero fare di tutto, diventò difficilissimo. Nel senso che l'aereo, quando andava veloce, volava molto bene, ma appena perdeva portanza, veniva giù come un sasso. In tutte le collezioni arriva abbastanza presto un momento in cui tu ti rendi conto che stai perdendo il controllo delle cose, perché hai troppe cose e sei troppo concentrato sulla fase di acquisizione. E quindi ti devi dare dei limiti e ti devi dare delle regole per archiviare quello che hai. Nessuna collezione è tale se non ha una pubblicazione, un libro, un catalogo. E quindi ci siamo imbarcati in questa avventura di catalogare la collezione. Idea che all'inizio avevamo come una serie di fotografie con delle didascalie. Poi ci siamo detti che io mi sono detto che non era quello che veramente volevo fare, io volevo raccontare delle storie. Quindi abbiamo selezionato una trentina di storie e le abbiamo accoppiate alle immagini, ai documenti, alle fotografie, ai modelli, e quindi ogni capitolo di questo libro racconta una storia per immagini e per parole. Ma alla fine credo che sia venuto fuori una bella cosa e credo che sia molto importante, perché mi ha fatto passare dalla fase in cui è tutto per me alla fase in cui invece si condivide con gli altri. Questo libro naturalmente non nasce come un'operazione commerciale, anche perché se fosse un'operazione commerciale sarebbe in perdita secca, però abbiamo voluto trasmettere, aiutare tutto quello che ricaviamo dalla vendita del libro a un'organizzazione benefica che è l'ABIO, l'Associazione per il Bambino in Ospedale qui a Torino, e quindi tutto quello che chi ama questo libro dà serve poi a far stare meglio i bambini che purtroppo stanno negli ospedali. Quindi questa è una cosa che abbiamo deciso con tutti gli amici che mi hanno aiutato e di cui sono onestamente contento, perché poi qualche cosa abbiamo raccolto. Trovo che questo enorme lavoro è veramente di pregio di Zanon. È di pregio perché l'ha accompagnato con i riferimenti storici, perché di per sé il modellino non potrebbe dire molto. Sì, bello, ma è un po' come andare a fare una visita archeologica in una città di monumenti e conoscere la storia di quei tempi, conoscere l'ambiente sociale, politico, economico, eccetera. Allora si gusta, quindi si può apprezzare, credo, la collezione di Zanon proprio se si è nella condizione di poter sapere che cosa è stato per gli uomini che pilotavano queste macchine in quel momento, per gli uomini che le costruivano, le foto degli operai nelle nostre fabbriche, che erano numerose peraltro, le ditte italiane che facevano aeroplani, quegli ometti di allora che lavoravano in legno, sono ancora alcuni sopravvissuti in circolazione, ma si è perso molto di questo, è un'epoca chiusa. Il tamburo lontano rullerà. Gli eroi italiani in quel periodo sono stati tantissimi. La prima impresa grandissima che viene alla mente sono state certamente le trasvolate di Italo Balbo nel 1931 e nel 1933 con i Savoia Marchetti idrovolanti attraverso l'Atlantico, prima a sud e poi a nord. Impresa straordinaria per l'epoca, non perché non fosse stata fatta prima, ma perché nessuno l'aveva mai fatta in formazione. 6 gennaio alle 3 del mattino lo stormo atlantico si innalza per la tappa principale Bolama a Porto Natal. 3.000 km in perfetta formazione di volo. Poi naturalmente un'altra cosa che viene subito in mente è il record di velocità stabilito da Francesco Agello col suo Macchi Castoldi MC72
a oltre 700 km all'ora di velocità. Era un bellissimo aereo con due motori in linea, uno davanti all'altro, e due eliche che ruotavano in senso opposto. Il problema degli idrovolanti è che se c'è un'elica sola che gira da una parte, quando l'aereo decolla, l'elica lo porta a imbarcarsi da una parte, quindi rende molto difficile il decollo. Con due eliche controrotanti l'aereo si ribilancia, sì, e rimane molto difficile da pilotare, ma un po' meno. E quindi Agello lo portò al record. Probabilmente questo è il suo aviere, o uno dei suoi avieri, che difatti l'ha filmato. Ma pensa. Un certo Tibiletti, e l'ha datato nel 34 e l'ha fatto sicuramente a mano. Prese eroiche di certi uomini che veramente avevano le ali. Questa fu la grande forza e anche un po' il limite dell'aeronautica italiana. Cioè, noi eravamo molto ricchi all'epoca, siamo negli anni 30, di piloti bravissimi, in grado di far volare e fare performare straordinariamente macchine molto difficili anche come quella. Noi eravamo ricchissimi di questo e poverissimi di organizzazione industriale. È una storia forse che poi nel tempo si ripeterà, ma quindi la nostra grande, come dire, illusione fu quella di credere che le imprese dei singoli al vertice del mondo, perché appunto Agello stabilì un record mondiale, volessero dire che la nostra industria era ai vertici del mondo, ma purtroppo non era così. E poi naturalmente, per esempio, le trasvolate di De Pinedo, questi sono gli eroi civili, e poi naturalmente con la guerra sono venuti degli eroi bellici, dei grandi combattenti che spesso hanno perso la vita facendo delle imprese al limite delle umane possibilità, insomma, nelle quali in generale i nostri piloti erano pesantemente sottoequipaggiati rispetto al nemico, ma supplivano con grande coraggio, con grande abilità di pilotaggio, come peraltro gli stessi avversari hanno loro riconosciuto in tantissime occasioni. Non si potranno più ripetere le figure leggendarie dei De Pinedo, degli Italo Balbo, degli Arturo Ferrarin, che hanno fatto come Vasco de Gama o Cristoforo Colombo in aviazione. E anche, direi, ho colto la, mi viene in mente, insomma, come è stato sportiva l'accoglienza di questi navigatori da parte degli americani. Per esempio a New York è stato un trionfo quando è arrivato Italo Balbo, che atterrò a Chicago, ma andò poi a New York a ricevere i grandi festeggiamenti. Ai cieli di Roma, ai cieli d'America, state fieri di essere italiani! Ebbene, quest'epoca con rimpianto non ci sarà più, avremo altre cose. Questo è il famoso Savoia Marchetti Sparviero, o altrimenti detto il Gobbo Maledetto. Gobbo Maledetto? Gobbo Maledetto. E perché? Perché adesso qua non si vede nel modello, ma aveva, si vede poco, aveva questa gobba nella quale c'era una mitragliatrice brandeggiabile verso il posteriore. E siccome all'inizio i nemici non sapevano dell'esistenza di questa mitragliatrice, si avvicinavano per attaccarlo da dietro, si apriva e sparava all'indietro, e quindi molti sono stati colpiti con sorpresa da questa mitragliatrice che sparava all'indietro. Da lì gli inglesi lo soprannominarono The Damn Hunchback, cioè il Gobbo Maledetto. Ogni collezione ha il brutto anatroccolo, e forse anche più di uno, ma quello che mi viene in mente, forse perché è l'ultimo e forse perché è davvero brutto, poverino, è questo. Questo è un giocattolo fatto da un artigiano, forse neanche troppo abile, dell'epoca, che ricorda o vuole richiamare la famosa squadriglia dei Sorci Verdi. Ha disegnato difatti sulle ali tre topi verdi che in realtà sembrano più dei coniglioni che dei topi,
ha delle proporzioni assolutamente sbagliate, non ha nulla dell'aereo che vorrebbe imitare se non i tre motori, però gli voglio bene lo stesso, proprio come a un brutto anatroccolo. E tutte le collezioni ce l'hanno e forse sono i pezzi ai quali rimani anche più affezionato. Nessuno certamente mai mi chiederà di comprarlo. L'aereo ebbe un'infanzia abbastanza felice, in cui stabilì molti record mondiali di velocità con un collaudatore molto famoso che era Furio Niclot. E quindi c'erano grandissime aspettative. Quando gli misero sopra l'armamento e le bombe, praticamente l'aereo quasi non decollava più, cioè non era più in grado di fornire delle prestazioni. Tanto era carico. Tanto era carico e pesante. Allora, per facilitargli la vita, lo mandarono nel teatro di guerra più difficile, cioè in Libia. E in Libia l'aereo, con l'aria rarefatta, la sabbia, eccetera, eccetera, fece un'unica missione, decollarono in quattro, uno non riuscì proprio a decollare. Gli altri tre decollarono, ma non riuscivano a guadagnare quota, per cui andarono dritti per mezz'ora, dopodiché si riposarono per terra, la missione fallì e l'aereo venne destinato a bersaglio mobile sugli aeroporti nostri. Quindi noi abbiamo pensato che questo testimoniasse un po' una sua volontà di non combattere, un aereo pacifista, quindi questo era l'aereo che non voleva combattere. La storia dell'elica, come l'abbiamo ribattezzata, dimostra che anche i collezionisti più possessivi e incalliti, come forse sono anch'io, possono a certe condizioni separarsi dagli oggetti del loro desiderio. Io avevo l'elica di una pala dell'elica, per meglio dire, di un Nardi 305, e faceva parte da sempre della mia collezione. Quando abbiamo fatto l'esposizione, abbiamo fatto la mostra, vedevo un signore, un bellissimo signore alto con la barba, che continuava a fermarsi davanti a quest'elica, E a un certo punto sono andato a trovarlo, gli ho detto: c'è qualcosa che la interessa, qualche cosa che posso raccontarle. Lui mi ha detto: ma guardi, quest'elica apparteneva a un aereo che mio padre ha pilotato e che noi abbiamo avuto nella nostra casa di campagna prima che fosse venduto. Ci terrei tantissimo che lei mi vendesse questo oggetto. E io gli dissi: no, guardi, non ha capito, io non faccio mercante, sono un collezionista, quindi questa è una cosa, lei può venirla a vedere quando vuole, ma non vendo niente. E così finì la serata. Dopodiché lui ritornò da me, mi raccontò qualcosa di più della storia di suo padre, mi raccontò della passione, dei ricordi che aveva, mi raccontò dove avrebbe messo quell'elica, dove cosa gli avrebbe messo intorno, come l'avrebbe tenuta. E allora io gli dissi: senta, facciamo una cosa, io non vendo niente, però i collezionisti possono scambiare delle cose. Se lei ha qualche cosa che pensa che possa interessarmi, facciamo uno scambio. E tra me avevo già deciso che qualsiasi cosa lui mi avesse portato gli avrei detto di sì, perché in realtà mi aveva convinto, perché in realtà l'elica gliel'avrei regalata e perché era giusto che l'elica stesse là dove era nata, diciamo, più che a casa mia. Comunque lui invece mi portò un bellissimo modello, che è questo qua, un modello dell'S-55 Santa Maria di De Pinedo, che aveva trovato in soffitta da qualche parte, e quindi con grande gioia facemmo questo scambio. Lui uscì di là con la sua elica, io con questo modello nuovo, e comunque, oltre ad essere molto bello, mi ricorda una storia. Siamo rimasti naturalmente amici, ogni tanto ci troviamo, ci raccontiamo delle cose, e l'elica credo che sia contenta là dov'è. L'esperienza del volo è un'esperienza che si rinnova tutta la vita. Io l'ho iniziata a 14 anni e ora che ne ho 74 mi dispiace che prima o poi dovrò smetterla. Il segreto del piacere del volo è difficile da esprimere,
però certamente è la conquista al primo posto, il senso di conquista, che oggi è dato paradossalmente più da un aliante, dal volo con un aliante, che non con un aeroplano motore, perché l'aeroplano motore sta diventando un mezzo da turismo, un'automobile con le ali, e l'aliante invece deve conquistare l'aria sfruttando le ascendenze, le termiche, tutte le possibilità tecniche, molto tecniche, che l'atmosfera offre. Quindi il volo resta una delle cose insostituibili, per fortuna. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Leopoldo Marangoni era un ragazzo di 20 anni che aveva la passione del volo e, come tanti, ha fatto la scuola di volo e l'accademia. Poi ci si avvicinava alla guerra, lui non stava neanche tanto bene e suo padre gli ha detto: senti, tu sei l'unico figlio maschio, io ho un'impresa da mandare avanti, possiamo chiedere l'esonero, chiedi l'esonero e torna a casa. Oltretutto non sei fascista, sei anche un po' pacifista, cosa vai in guerra? No? E lui disse: no, io se non vado adesso non potrò mai sostenere le mie idee in modo convincente, quindi devo partire, devo andare. Andò e col suo caccia CR-42 in Africa, a Tobruk, dove nel 41, in un'azione di guerra, mentre scortavano dei bombardieri, vennero intercettati da una squadriglia di caccia inglesi Hurricane, che all'epoca erano più avanzati dei nostri, e lui si batteva valorosamente, ma venne colpito e apparentemente non si seppe più nulla di lui, non rientrò alla base. Molto tempo dopo i parenti, i genitori, ricevettero tramite il Ministero dell'Aeronautica la lettera di un pilota inglese che era stato raccolto dalla Croce Rossa inglese insieme con Marangoni in quella giornata, quindi tutti e due abbattuti, Marangoni ferito gravemente, e che aveva vissuto con lui gli ultimi giorni di vita. E quindi questo pilota scriveva ai genitori: non vi conosco, ma credo che vi faccia piacere sapere che sono stato con vostro figlio, che parlava di voi, che si è battuto valorosamente, e vi mando i suoi oggetti personali. Quindi questa è una storia, una secondo me, struggente. Io quando ho trovato questa cosa che mi ha portato un altro collezionista e mi ha raccontato la storia, mi sono venuti i brividi, e questo collezionista poi mi ha scritto sul libro: Leopoldo è felice, perché quando l'abbiamo messo qua gli sembrava che fosse contento. Storie di tanti eroi sconosciuti. Storie di eroi e storie un po' di una guerra cavalleresca, diciamo così, dell'aeronautica, che dopo si è persa, dopo è diventata la guerra dei bombardamenti di massa sugli obiettivi civili, è diventata un'altra cosa, però in quel periodo, nel 40-41, e soprattutto nell'arma aeronautica, i contendenti si riconoscevano molto come leali oppositori. Per me questi personaggi sono abbastanza vivi, abbastanza presenti, cioè io sono convinto che i pensieri di qualche pilota che ho studiato, al quale sono particolarmente affezionato, li conosco abbastanza bene, cioè so che cosa potevano pensare in un certo momento o prima di fare una certa impresa. Erano dei ragazzi di 20 anni, quindi non erano diversi da quelli di oggi, e difatti il mio libro è dedicato ai ragazzi di 20 anni, quelli di ieri e quelli di oggi. Io ho sempre pensato che non avrei mai venduto niente, e non ho mai venduto niente, e che non mi sarei mai separato da nessuno dei miei pezzi per nessun motivo. Negli ultimi tempi ci ho ripensato, perché ci sono cose che hanno delle destinazioni, hanno dei posti giusti, quindi l'elica è andata là perché era il suo posto giusto. Può darsi che in futuro ci sia qualche altra cosa che trova un posto giusto che non è con me, ma questo va bene, insomma, nell'ordine delle cose. Il mio compito forse è anche quello proprio di far ritrovare la strada agli oggetti perduti. Il momento più bello di questi 20 anni di ricerca? Quando abbiamo finito il lavoro di un anno per realizzare il libro, e ci siamo guardati in faccia, eravamo le 5-6 persone che hanno lavorato fianco a fianco con me per un anno,
e ci siamo detti: adesso abbiamo consegnato tutto, dobbiamo solo aspettare che arrivi l'oggetto. Cosa facciamo da adesso in avanti? Non abbiamo più niente da fare, abbiamo troppo tempo libero. Consiglio a tutti di scrivere un libro una volta nella vita, ma si dice che una volta nella vita bisogna fare un figlio, piantare un albero, scrivere un libro, quindi io queste tre cose le ho fatte, ma magari poi di libro ne faccio un altro.